Ehi, Ian, cosa stai leggendo? Niente, assolutamente niente. Hai sentito di Valentina Nappi? Chi? Non la conosci? No, non so chi sia. Beh, ti ho lasciato alcune sue foto sul portatile. Il portatile? Sì. Quello del lavoro? Ma sei... Farmi licenziare? Allora vedi che sai di chi stiamo parlando. Allora, cosa ne dici? Di cosa? Del contest. Quale contest? Quello indetto da Valentina. Ah, guarda, io non ne so niente. Quello in cui ho messo in palio una giornata con lei, non so se mi spiego. Ehi, no, fermo. Quel video è già stato censurato una volta. Vuoi forse farmi avere dei problemi? Ah, non ne sapevi niente, vero? No, beh, sì, però, cioè, diciamo che le cose sono andate in maniera un po' diversa, perché... Te ne ha parlato un amico? Vero? Tecnicamente era l'amico di un mio amico. Sì, sì. Che poi è morto. Sì, esatto. Due volte. E quindi? Quindi cosa? Cosa facciamo per questo video? Assolutamente niente. Perché? Perché la mia coscienza me lo impedisce. Ma sono io la tua coscienza. E perché la mia religione me lo impedisce. Tu non hai una religione. Perché la mia ragazza, ecco, me lo impedisce. Guarda che non hai nemmeno una ragazza. Sì, lo so bene, continuerò a non averla ancora per molto tempo se tu continui a farmi fare questi video. Ma questa è un'occasione unica. Ma ti pare che io sia disposto a coprirmi di ridicolo per un video? Con tutte le volte che l'hai fatto. È sempre stato per una buona causa. Non buona come questa. Perché invece non manteniamo un certo livello di decoro e il nostro stile da intellettuale, da fumetteria, anziché passare per degli allupati cronici disposti a umiliarsi pur di mendicare le grazie di una femmina che non sarebbero in grado di trovare altrimenti? Ma davvero pensi di avere uno stile da intellettuale? Dai, un pochino, sì, dai, cioè, non dico chissà cosa, però alla fine ci sto... Comunque, non cambiare argomento! Io non parteciperò a questo contest. E tu cosa c'entri? Sono io che devo partecipare. Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere e a volte peggiora le cose. E adesso perché ti sei messo a citare Max Gazzè? Per darmi un tono. Con quel respiro affannato al massimo puoi darti il tono di un maniaco. Sembri un pervertito se... Già? Tanto per sapere, com'è che avresti intenzione di convincerla a selezionarti? Facendola ridere. Facendola ridere? Sì. Tu? Certo, per conquistare una donna bisogna farla ridere, lo sanno tutti. A parte che la storia che alle donne piace, chi le fa ridere, è la più grande bufala nella storia della seduzione. Subito dopo quella che le dimensioni non contano. E comunque tu fai ridere con una risata preregistrata fuori tempo. Poi dai, non abbiamo più l'età per certe cose, siamo adulti. Oh, abbiamo 33 anni. Appunto, non pensi che sia il caso di darsi una mossa? Non ti permetto di fare tali lazioni sul mio conto solo perché sei la mia coscienza, Tu non ti promettere. Guarda che io ci so fare con le sì, donne. Sì, sì, certo. Quando non cerchi di ucciderle subito dopo che ti hanno scaricato, vero? Sì. Non capisco proprio perché sei così prevenuto. Ma perché vuole usarti, non lo capisci? Vuole soltanto che te e gli altri arrapati, i tuoi pari, facciate dei video promozionali così che lei abbia un sacco di pubblicità gratuita. Lo so bene. Lo sai. Certo. La cosa ti va bene, per te questo non è affatto un problema. Sicuro. Non pensi a tutta la pubblicità che arriverebbe a noi? Sì, sì. Cattiva pubblicità, negativa, pessima reputazione. Gli amici riderebbero di noi e i passanti ci riterebbero e noi alla fine saremmo costretti a cambiare nome e città per la vergogna. Solo se dovessimo perdere. In caso di vittoria tutti i nostri amici ci inviterebbero e ci riempirebbero di complimenti. E le nostre amiche invece? No, loro non ci farebbero complimenti. Però sicuramente anche alcune di loro ci inviterebbero. E la famiglia? Cosa potrà mai dirti il sangue del tuo sangue, Senti, mia madre non è mai stata in grado di spiegarmi chi cavolo fosse mio padre. E mio figlio si bacia a sua sorella. Cosa mai potrebbero rinfacciarmi? E non pensi ai più piccoli, E questo è l'esempio che vuoi lasciare alle nuove generazioni? Per chi mi hai preso?
Io so come vanno trattati i bambini. No, senti, lascia stare. Facciamo finta che non ha parlato, dimentichiamo sta cosa. Bene, allora prendi carta e penna e inizio a buttare giù qualcosa. Ma allora non hai capito? Io non parteciperò a questo contest. Non intendo alimentare lo stereotipo del nerd socialmente disagiato, sessualmente frustrato, incapace di avere uno straccio di relazione col genere femminile e moralmente degradato. Dai, per una volta fidati di me. Io non mi fido di te. Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Questo cos'era? Qualche tentativo di usare un potere della forza? No, era il segnale per i cecchini. Cecchini? Senti, ho cambiato idea. Partecipiamo. Ok. Anche questa è fatta. Ma cosa ti è saltato in testa di fare un video del genere? È che mi era venuta in mente l'idea e mi sembrava davvero un peccato non farci sopra un video. Lo sai che ti copriranno di insulti, vero? Sì, lo so. Diranno che sei un nerd socialmente disagiato, sessualmente frustrato, incapace di avere uno straccio di relazione con il genere femminile e moralmente degradato. Peraltro, tutte cose verissime, E che hai mascherato la tua partecipazione da finto video comico perché non hai avuto il coraggio di dirlo apertamente. Dici che se ne accorgeranno, Mi sa di sì, però non so se si accorgeranno che hai accuratamente evitato il tema del contest. Quale tema? Abbasso le di legno. Ah già, è vero. Pensi che se ne accorgeranno? No, non c'è pericolo che se ne accorgano, non lo noteranno. Ne sei sicuro? Ma va, non se ne accorgerebbero nemmeno se glielo dicessi. Se per sbaglio si vince, andiamo, vero? Beh, a questo punto certo.